Allora, buongiorno a tutti e bentornati su Casa La Terza, appuntamento che ormai è diventato abbastanza costante, diciamo, sui nostri schermi delle piattaforme social. Oggi siamo insieme a Luigi Mascilli Migliorini e Amedeo Feniello per parlare di un libro molto importante che abbiamo pubblicato a novembre, La storia del mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri. Che ha anche come autrice Francesca Canalecama, che oggi, diciamo, per cercare di contenere il numero di persone che appaiono sullo schermo, non sarà con noi, ma di presenza, ma di spirito assolutamente sì. Vi presento prima di tutto i nostri due interlocutori, che sono Luigi Mascilli Migliorini, che è professore dell'Università l'Orientale di Napoli, autore per la terza di un volume intitolato precedentemente, diciamo rispetto a questo, di un volume intitolato I 500 giorni, Napoleone dall'Elba a Sant'Elena, un libro fortunato, ma autore anche di una importante biografia di Napoleone uscita in Francia, anche tradotta, quindi un libro che ha superato uno scoglio e un esame molto molto severo, diciamo, da questo punto di vista. È un libro che so che appunto a Luigi a cui tiene molto, La verità dei vinti, quattro storie mediterranee, uscito per Salerno. L'altro nostro interlocutore è Amedeo Feniello, che insegna storia medievale all'Università dell'Aquila, che sicuramente avrete già visto qui con noi, qui da noi, insomma, a Casa La Terza, perché è stato ospite alcune volte, e autore di diversi libri insomma, per la casa editrice La Terza, tra cui mi piace ricordare il primo, che è quello che ha, insomma, da cui è cominciato il nostro sodalizio sotto il segno del leone, che raccontava la storia degli arabi nel Medioevo italiano. Allora, benvenuti a tutti e due qui a Casa La Terza e siamo felici di ospitarvi qui con noi. Grazie, grazie dell'invito. Allora, io vorrei partire proprio, diciamo, dal libro che abbiamo pubblicato a novembre, perché paradossalmente, per certi aspetti, il libro ha assunto ancora una maggiore urgenza in qualche modo e senso con lo scoppio della pandemia, no? Perché questo periodo che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ci ha messo di fronte agli occhi in maniera plastica, direi, la connessione che unisce un po' tutto il pianeta e ci costringe, credo, un po' a ripensare il rapporto tra storia nazionale e storie globali, no? Non so che cosa ne pensate da questo punto di vista. Luigi, puoi cominciare tu? Sì, ma hai ragione Giovanni, è così. Il nostro libro era pensato prima della pandemia per far capire quanto siamo sempre stati e oggi naturalmente lo siamo forse di più, forse solo diversamente, globali, e cioè che tutto quello che accade nel mondo ci tocca, anche se è lontanissimo apparentemente, nello spazio, nel tempo e tutto il resto. La pandemia ci ha dato, diciamo, tristemente ragione, nel senso che una pandemia è appunto un'epidemia che ha coinvolto tutti quanti e devo dire che via via nei giorni appariva evidente proprio questa globalità, cioè all'inizio abbiamo pensato tutti che la Cina se la cavasse da sola e che noi in qualche modo ci saremmo difesi e poi invece proprio come il domino le tessere sono cadute e il mondo si è ammalato tutto insieme e adesso vorrebbe trovare delle soluzioni che siano di tutti insieme. Non è facile, il dibattito politico lo fa vedere, però siamo in piena storia globale, cioè siamo nel pieno di una storia che anche domani che verrà scritta, vedremo che la scriveranno, la scriveremo presto, non potremo che raccontarla sull'intero pianeta. Insomma, da quando Amedeo mi dice che da molto tempo prima di quando noi immaginiamo, ma insomma, da quando il mondo ha capito di essere una sfera, ha anche capito che siamo tutti quanti connessi,
e sarebbe meglio che non credessimo diversamente. No, io insomma non posso che ribadire quello che ha detto Luigi, e devo dire che nelle nostre scelte, quando abbiamo pensato a questo libro estremamente complesso, è stata una grande sfida intellettuale che doveva rispondere a numerose questioni, ci siamo posti il problema di che cos'è una storia globale, e chiaramente ci sono dei fenomeni, degli aspetti di questo, del nostro mondo, che interessano insomma, come dire, necessariamente tutti. E un'epidemia, per esempio, come quella del 1348, che nei nostri manuali viene sempre studiata, viene studiata soltanto la coda di questo fenomeno, perché noi pensiamo appunto alla peste quando arriva in Europa, e isoliamo sempre l'Europa all'interno di un contesto che è molto più grande. Il tentativo che abbiamo fatto noi è quello di raccontare invece non solo la pandemia, ma tanti altri fenomeni che riguardano anche gli aspetti, soprattutto gli aspetti della vita sociale e politica degli uomini, in una misura che non fosse limitata ad uno spazio, ma che fosse raccontata in diversi spazi. E la peste 1348, come la raccontiamo noi, per esempio, ha dei caratteri che sono molto simili a quello che sta succedendo nei nostri giorni, perché ha un carattere globale, ha un carattere, comincia in Oriente, in Cina, e si diffonde in Occidente. Ma quello che abbiamo cercato di descrivere, che è un tema che devo dire assolutamente nuovo, che credo che non sia stato affrontato in questa chiave, e in questo noi siamo stati anticipatori, è quello di come l'umanità abbia risposto alla crisi, come abbia risposto alla crisi di sistema e anche alla pandemia. E ne è sovvenuto pure uno scenario un po' imprevedibile, dove è stato bello mettere in relazione quello che succede in Cina, per esempio, quali sono le modalità scelte in Cina piuttosto quelle scelte in Europa. E a rileggere questa storia, che è stata pubblicata a novembre, con gli occhi di oggi, si riscontrano delle connessioni che, devo dire, sorprendono, se non addirittura scioccano. Sì. Io, Luigi, ti volevo chiedere, infatti, diciamo, tu in particolare, oltre alla direzione complessiva del volume, hai seguito la parte, diciamo, che riguarda la storia moderna di questo libro, e rileggendo le parti che, come dire, che riguardano le grandi scoperte geografiche della fine del 400 e dell'inizio del 500, e, come dire, dell'espansione dell'Europa e della conoscenza dell'Europa sul mondo, lo sguardo che tu dai appare veramente diverso rispetto a quello che io, ma anche penso molti dei lettori di questo libro, o anche soltanto degli appassionati di storia, non sono abituati a avere di questo periodo. Mi sbaglio, oppure... Non lo so, io so che il nostro desiderio di tutti e tre era di tenerci lontani da due pericoli abbastanza evidenti quando si maneggia roba di questo genere. Cioè, da una parte, quello forse è il pericolo minore, perché ormai è alle nostre spalle, una ripetizione di eurocentrismo, una gloria dell'Europa che a un certo punto è diventata il mondo. Perché è vero che noi facciamo una storia del mondo, però è anche vero che la tentazione potrebbe essere quella di fare una storia dell'Europa mondo. In alcuni momenti naturalmente è una tentazione più forte, in altri è meno forte. Dall'altra, e questo invece è un rischio più incombente per noi, di fare della storia del mondo il contrario, cioè un processo all'Europa. Tutto sarebbe stato molto meglio se l'Europa non si fosse immischiata di tante altre cose che non la riguardavano strettamente, compresa la scoperta di un intero continente che poteva essere lasciato da solo lì, senza che nessuno ne sapesse nulla per ancora 2, 3, 4 secoli, visto che poi continuerebbe questo discorso, lo abbiamo trattato in quella maniera. Ora, noi non potevamo fare naturalmente un libro che era la gloria dell'Europa mondo, ma non volevamo nemmeno tagliare la testa a Colombo
da qualche ipotetica pagina dei nostri. Quindi si trattava di capire in che modo questo rapporto tra l'Europa e il mondo, o il mondo e l'Europa, via via si è costruito. E devo dire che ci ha aiutato molto il fatto che non avevamo dei pregiudizi, nessuno di noi tre, ma volevamo solamente raccontare quello che era accaduto. Quando racconti quello che è accaduto, tutto diventa molto più semplice, perché per così dire è la storia che si scrive da sola. Faccio un esempio tanto per capirci. Quando io mi sono messo a studiare quella parte, che tra le meno note, quella dell'Africa, a un certo punto mi sono trovato, abbastanza presto, perché sono racconti della metà del Cinquecento, di viaggiatori, di diplomatici, chiamiamoli addirittura così, francesi che andavano in Congo, francesi e anche portoghesi. Beh, loro raccontavano il Congo della metà del Cinquecento come un grande stato, uno stato straordinariamente bene attrezzato, con un sovrano riconosciuto, con delle tecnologie, diciamo, sia di azione politica che tecnologie materiali, non molto diverse da quelle che avevano lasciato in Francia. Questo non è perché il Congo fosse chissà come sviluppato all'epoca e poi decaduto a causa della bieca invasione degli europei, ma semplicemente perché l'Europa, la Francia in questo caso, e il Congo si rassomigliavano molto di più alla metà del Cinquecento di quanto, se andiamo a prendere invece un viaggiatore della metà del Settecento e della metà dell'Ottocento, si rassomigliassero tre secoli dopo. E quindi ti racconta di una differenza che non sta da nessuna parte, sta in alcuni momenti della storia, appare, in altri scompare, in altri non esiste. In quel momento noi non avevamo ancora quella che poi qualche storico giustamente ha chiamato la grande divergenza, non erano accadute alcune cose, la rivoluzione scientifica e tutto il resto, che allarga il divario tra questi pezzi. In quel momento non è che il Congo rassomigliasse alla Francia, era la Francia che rassomigliava al Congo. Cioè la Francia aveva ancora dei sistemi politici tutti da formarsi, una vita materiale quotidiana che era fatta di tecnologie così povere, semplici, non meno povere e semplici o più povere di quelle che avesse il Congo. Ecco, questo è un modo in cui tu, basta che guardi come è fatta la cosa e la cosa poi si racconta da sola e non hai bisogno di metterci dentro ideologie o pregiudizi, più semplicemente. No, questo è molto vero e penso che io, per esempio, personalmente sono rimasto molto impressionato quando una volta ero andato a Parigi a visitare il museo quello progettato da Jean Rouen, il Museo delle Essence de l'Homme, dove ci sono delle statue del 4-500 provenienti dalla Nigeria, statue in bronzo, che sono veramente sorprendenti perché assomigliano in maniera straordinaria, per fare un esempio, ai cavalli di San Marco, cioè con una capacità di dettaglio e di originalità anche artistica, diciamo, di primissimo livello, che noi non siamo proprio abituati ad immaginare come legati a dei popoli che per noi sono primitivi in qualche modo, o senza storia, che hanno vissuto sempre in un continuum, no? Diciamo, temporale, senza una evoluzione, diciamo. Ecco, questo secondo me è anche molto interessante, cioè ripensare questa idea di evoluzione, insomma, no? Che noi colleghiamo con la storia occidentale, con la storia europea, ma che forse, come dire, andrebbe un po' ripensato, insomma, non so. Pure, se mi posso permettere, rubo due minuti ad Amedeo. No, vai Luigi, vai. Scoprire, è chiaro che dico delle banalità, perché uno potrebbe dire, ma come non si sa? Scoprire, per esempio, la totale differenza tra l'America del Nord e l'America del Sud in termini di rapporto con l'Europa, dovuta al primissimo fatto che l'America del Sud era largamente popolata e aveva delle sistemazioni, per così dire, degli imperi, eccetera, e dall'altra parte invece c'era il vuoto completo, perché il popolamento dell'America settentrionale è minuscolo. E allora tu ti metti dalla parte del colono spagnolo o del colono inglese e capisci che le loro reazioni erano totalmente diverse. Il colono inglese aveva praticamente uno spazio infinito davanti, totalmente vuoto, doveva semplicemente camminare, andare avanti. Il colono doveva disboscare, se posso dire in una maniera un po' brutale, cioè doveva cercare di farsi spazio in un mondo che era ben sistemato e già ben popolato. Certo, il go west, come dicono gli americani. Insomma. Certo, che per quello inglese è evidente, per lo spagnolo è tutt'altro. Certo.
L'altro aspetto che volevo, appunto, una domanda da Per Amedeo, era invece quella che riguarda, come dire, la periodizzazione, no? Cioè, noi siamo abituati a periodizzare la nostra storia secondo delle grandi categorie, come quella di Medioevo, di età moderna e di storia contemporanea. E ora, quando invece noi dobbiamo applicare, no, questa categoria di Medioevo ad altre parti del mondo, sorgono tutta una serie di problemi che sono complicati. Allora mi chiedevo come uno storico italiano del Medioevo può, cioè che effetto gli fa confrontarsi col Medioevo cinese, no? Cioè, no, non si confronta, insomma. Questo è stato un argomento di grande dibattito. Devo dire che Luigi è stato un pungolo importante per quanto riguarda la riflessione critica, non solo su questo tema, ma anche su questo tema. È chiaro che la cronologia medioevo-età moderna funziona per il nostro ambito, perché il medioevo è una struttura ideologica, una categoria ideologica che abbiamo, che si è creata a partire dal 300, nel momento in cui i figli hanno cominciato a rifiutare la cultura dei padri, quando Petrarca e con lui poi tutti quelli che sono venuti dopo, a partire proprio da Napoli, poi questo è un paradosso, dalla corte di Re Roberto hanno cominciato a dire: ma noi non ci riconosciamo più in questa cultura oscura, buia, rozza. Erano proprio questi i termini che loro impiegavano, e quindi utilizzano il termine tempestas o media etas per indicare questa età confusa di mezzo che andava messa da parte perché bisognasse creare un grande ponte col mondo classico. Ma questa è una categoria che funziona con le ripartizioni che poi sono state create nel tempo, fino ad arrivare a Gibbon, Voltaire, oppure gli storici dell'Ottocento, ma è una suddivisione temporale che funziona per il nostro mondo. Ma se noi cominciamo ad operare con queste stesse categorie ideologiche, con questo stesso concetto di determinazione del tempo in altre zone del mondo, ci scontriamo di fronte a un muro di incomprensione, perché un cinese di fronte al termine medioevo ride per 15 minuti, perché lui si trova di fronte a una continuità che è quella del grande impero cinese che comincia con Yan nel secondo secolo avanti Cristo e va avanti senza soluzione di continuità, se non nelle dinastie, ma per quanto riguarda la struttura amministrativa, la suddivisione dei poteri, la ripartizione istituzionale, tutto questo è un unicum cronologico che comincia nel 200 avanti Cristo e finisce nel 1911. Quindi usare una categoria come quella di Medioevo, che implica l'idea di decadenza, tramonto, declino di una civiltà, non funziona. E non funziona per tutti quanti gli altri ambiti. Così come altri concetti che sono cari alla storiografia, come quello di feudalesimo. Il termine feudalesimo, per esempio, è stato applicato erroneamente al mondo indiano o al mondo giapponese, dopodiché gli storici, che hanno usato questi termini per comodità interpretativa, si sono resi conto che il mondo giapponese o il mondo indiano avevano delle analogie, ma non rispecchiavano quelli che sono i termini specifici del feudalismo. E allora questo ha creato a me personalmente un grande problema, un grande dilemma interpretativo e anche relativo alla narrazione. Come parlare di questi tempi? Se io prendo come termine di partenza il 1000 o il 1492 per chiudere un tempo, va bene chiaramente quando parlo dell'Europa, ma se parlo dell'India, dove per esempio la civiltà Mogul comincia molto più tardi e va avanti, oppure l'impero Ming che comincia nel 300 e va avanti fino al 600, il 1492 come cesura non funziona da un punto di vista narrativo. E allora si finisce per scavallare e entrare nell'ambito cronologico di Luigi, come Luigi doverosamente ha dovuto scavallare e entrare nella logica, per esempio, delle civiltà precolombiane, perché non poteva raccontare Colombo senza dire delle cose riguardo al tempo prima di Colombo. E questo però
ha fatto parte del nostro, non soltanto dei cliché narrativi, ma soprattutto del superamento dei cliché narrativi. E questo è uno dei meriti del libro. Ma e questo, diciamo, abbiamo cominciato comunque quindi a vedere quali sono un po' i problemi che chi vuole applicare, no, questo sguardo, diciamo, globale, storia globale, questo metodo, diciamo, della storia globale, incontra quando deve provare concretamente a raccontare la storia delle varie parti del mondo. E sono problemi che non sono, come dire, solo epistemologici o di metodo, ma anche, come dire, concreti, insomma, diciamo, molto pratici, anche come dicevi te, Amedeo, quante pagine possiamo dedicare a una cosa, a un'altra, ad esempio. Ma c'è anche un altro aspetto che su cui vi vorrei un po' sollecitare, no? Io mi ricordo che una delle ultime volte che ho sentito parlare il grande e compianto Giuseppe Galasso, quando gli era stata posta una domanda proprio sulla storia globale, lui aveva risposto che, come dire, era abbastanza sospettoso rispetto a questo tipo di prospettiva, perché lui pensava sempre che ci fosse, come dire, un tentativo un po' di relativizzare il ruolo dell'Europa, no? Che si utilizzasse il metodo della storia globale per relativizzare il ruolo dell'Europa nella storia del mondo, e che quindi, diceva, non mi sembra un caso che questa cosa venga sostenuta molto nelle università statunitensi o cinesi. Ecco, qui c'è anche un aspetto politico, no? Anche su questo. Voi che ne pensate? Io queste perplessità, questi sospetti, li ricordo bene, Giovanni. Però devo dire che, così come avevo più o meno immaginato che il professore, da giustamente diffidente mediterraneo, perché la sua generazione aveva visto un Mediterraneo molto manipolato, diciamo così, e molto devastante. Esatto. Noi, era poi diventato, non un Mediterraneo, insomma, aveva uno sguardo ultimamente più indulgente nei confronti del Mediterraneo e dei mediterranisti. Io non disperavo che questa indulgenza si sarebbe poi trasmessa anche alla storia del mondo, perché le quattro chiacchiere che abbiamo fatto su questo, e soprattutto in quello che continuo a pensare, tra l'altro vorrei provare un singolare esperimento, cioè di raccontare in diretta quello che ho appena pensato sentendo Amedeo, che mi sembra un po' spericolato, ma vediamo se lo facciamo o no. Però si collega con questa cosa. Io sostengo, insomma, sono convinto che, al contrario, oggi l'Europa ha tutto da guadagnare da una storia globale. Ne ha da guadagnare intanto da un punto di vista, chiamiamolo così, etico, storico-etico. Perché è evidente che di tutte le parti del pianeta, quella che può creare le condizioni di una storia del mondo, di una storia globale, che non sia la rivincita di un primo tempo, è quello che ha vinto il primo tempo. E quindi solo l'Europa può creare le condizioni perché una storia mondiale non diventi la vittoria degli arabi contro gli europei, degli indiani contro i cinesi, degli americani contro tutto il resto del mondo. Quindi abbiamo una responsabilità grande, perché effettivamente, proprio perché oggi siamo diversamente collocati nel mondo, non siamo più, Londra non è più quella del 1850, Parigi non è più quella del 1780 e via discorrendo, proprio per questo, quasi come se fossimo dei vinti, per riprendere qualche cosa di quelli vicino che, come dicevi tu, mi sta a cuore, noi abbiamo la condizione di coloro i quali, avendo vinto il primo tempo, sapendo di non poter vincere il secondo, potremmo dichiarare che non vale nemmeno la pena di ingaggiare la partita. Leggermente truccato, ma è così. E quindi noi potremmo fare con un equilibrio che altrove non si farà per generazioni ancora, mai. E questo non è poco, caricarsi di questa responsabilità nei confronti, come dire, di un passato da costruire consensualmente come passato universale. Aggiungo anche quel piccolo tentativo che facevo rocambolesco, sì, ecco, se c'è tempo. Se. Certo. Vedi, Amedeo, quando tu parlavi prima delle difficoltà del Medioevo, io pensavo, e qui è rocambolesco perché ho pensato per la prima volta, che in fondo la stessa cosa si può dire anche dell'età moderna. Anche l'età moderna è una invenzione, per noi stessi, dico, e non solo per il fatto che altrove non ha senso, ma anche l'Europa
si definisce moderna perché ha un antico che crolla peraltro, perché non tutti gli antichi crollano così fragorosamente e quindi altri posti non hanno un antico che crolla fragorosamente, quindi non hanno nemmeno una evidente nozione di modernità, a parte le dinastie che si prolungano. Però è anche vero, e quindi noi dovremmo liberarci del moderno, perché o dichiariamo che siamo tutti figli dell'antico, e io non sono sicuro che un giovane del 2020 senta che i suoi piedi siano così affondati nell'antico come poteva ancora sentire un giovane, chiamiamolo così, del 1952, quale sono io, e tutte le generazioni che mi hanno preceduto. Quindi questo moderno ormai è diventato post, perché non ha più nemmeno il retroterra del suo antagonista. Tuttavia, e qui poi concludo rapidamente questa specie di salto triplo, però abbiamo la scoperta dell'America. E perché quella è una data importante per tutti, perché c'è un pezzo del mondo, la quarta parte, che entra in. E allora vuol dire che probabilmente la modernità per tutti può diventare la scoperta dell'America. E allora la definizione di età moderna come età della presenza dell'Europa, perché questa cosa l'abbiamo poi comunicata noi, non so se mi spiego, poi la Cina si è messa a riconoscere l'America, il Giappone ha fatto, l'Africa in maniera tormentosissima per via della schiavitù, ma chi ha cucito questa novità assoluta per il pianeta, che è quella di avere una quarta parte, siamo noi. Allora, quando noi diciamo che l'età moderna, la storia dell'espansione o della presenza, come diceva meglio Giovanni, nel mondo, stiamo dicendo che a noi è toccato suonare la campanella del tutti mondiali a partire dal 1492, cioè noi abbiamo girato il mondo con una sorta di campanella della scuola dicendo: signori, da qui comincia un altro tempo, per te significa la schiavitù, e significherà l'emarginazione, per me significa in questo momento, ma domani sarà diverso, il predominio, però siamo tutti in un altro tempo, che probabilmente non è nemmeno postmoderno, cioè dura ancora fino al 2020, perché lì probabilmente un giovane del 2020 sente, se glielo spieghiamo bene, che i suoi piedi ci poggiano meglio che se gli diciamo una tradizione per cui moderno vuol dire che lui dovrebbe poggiare nell'antica Roma o in Grecia. Scusate, era proprio inventata tutta perché non l'avevo pensato. No, mi sembra, penso che anche gli indios raccontati da Todorov sarebbero d'accordo con te. No, assolutamente, certo. Amedeo, te volevi aggiungere qualcosa su questo? Sì, volevo aggiungere, no, sono, che il 1492 sono convinto che, come dicono i francesi, marca un tornante. Questa magnifica espressione francese che non abbiamo in italiano, che però è un momento, un grande momento di svolta, insomma, no? Non ci sono dubbi per tutto quello che può rappresentare. E mi colpisce anche molto la cosa che dicevi prima del professore, il professore Galasso, rispetto al timore della storia globale che possa essere una storia relativistica. Oppure, come mi è stato detto proprio recentemente anche da colleghi medievisti, dice: sì, ma fare una storia globale c'è il rischio di che tu fate un discorso alla moda, siete molto alla page e vi trovate in un contesto tale che vi mettete a raccontare la storia del mondo. In realtà il rischio di relativismo non c'è, come non c'è il rischio di fare una storia alla page, una storia che riguardi una dimensione perché è di moda. In realtà con questa operazione, e questo ci tengo molto a ribadirlo, l'ho detto anche prima, ma ci tengo a ribadirlo anche adesso, noi ci siamo posti dei problemi. Cioè, noi non è che abbiamo fatto né una storia mondiale, né una storia globale, né una storia universale, abbiamo fatto tutto questo insieme e niente di questo nello stesso tempo. Perché siamo partiti da una serie di problemi. Cioè, è chiaro che io mi devo proporre, come ha suggerito Luigi sin dal primo incontro che abbiamo fatto, cioè in una dimensione dove noi dobbiamo raccontare la storia dei giovani che hanno una percezione della realtà che non è più quella neanche della mia generazione degli anni 60, cioè di gente che oggi pomeriggio si può mettere a giocare al videogioco con un ragazzino che sta a Hong Kong, e quindi la percezione dello spazio salta completamente. E noi, se dobbiamo parlare a queste generazioni, dobbiamo anche
proporre le domande che sono di questa nuova generazione, di mia figlia o di altre persone, che si pongono i problemi che sono: ma questa pandemia ha un carattere globale o colpisce soltanto me qua a Roma? Le città sono un fenomeno che riguarda soltanto l'Italia nel corso della storia, oppure ci sono state città dalle altre, in altre parti del mondo? Se l'80% delle merci oggi passa per le Molucche e il computer mi arriva attraverso navi che passano per lo stretto delle Molucche, è solo oggi? Oppure questo succedeva anche 700 anni fa, 800 anni fa? È vero o no? Cioè, sono tutta una serie di questioni. Il clima, per esempio, che è un tema che noi tocchiamo nel libro e che è un tema centrale nella riflessione odierna. Un ragazzino di oggi dialoga più con Greta Thunberg che con i libri di Gioacchino Volpe. E allora noi dobbiamo dare risposte a un ragazzino che dice: ma perché c'è questo problema climatico? È sempre stato così? E allora il rischio del relativismo non c'è, il rischio della moda non c'è, c'è invece un'idea nuova, di una proposta di nuovi problemi. Tu hai ragione, posso, Giovanni? Certo, certo. Sì, ma devo dire che proprio anche qui, ascoltandoti, Amedeo, capisco dove sta la cosa che dobbiamo, se posso dire, affinare meglio. Dentro questo mondo che tu hai descritto perfettamente, che è quello che, a cui noi abbiamo pensato, ripensato e che diciamo, sappiamo che c'è una specie di virus che non è quello che gira adesso, ed è cioè la difficoltà, sgretolandosi per così dire alcuni sistemi chiari di potere, la difficoltà di intendere alcune cose del passato perché non intendono alcune del presente. Arrivo rapidamente a un paio di punti. Oggi la percezione, allora, se un nero, se una, un nero per 8 minuti sta sotto il ginocchio di un poliziotto americano, questa cosa un ragazzo di 18 anni la comprende perfettamente, e retrospettivamente può comprendere nel bene e nel male, prendendo anche semmai tutto quello che c'è dietro. Però se questa cosa accadesse ad un ebreo, non vivrebbe nella stessa, non la vivrebbe con la stessa intensità. Le nozioni, per esempio, saranno logore, non saranno logore, però la domanda poi richiede anche una risposta. Di antifascismo nella tradizione europea oggi sono appunto troppo smussate, al punto che un leader che ha anche molto consenso può dire: ma che mi importa, antifascista, anticomunista, venusiano, marziano, eccetera, sapendo di parlare il linguaggio della globalizzazione, dentro il quale questa cosa, non avendo più un elemento narrativo chiaro, finisce con l'essere qualche cosa che è vecchio come i fenici o come gli antichi romani. E non possiamo però fare noi della nostra storia del mondo una storia priva di, come dire, tessitura etica, non so come dirlo meglio. No, sono d'accordo, assolutamente. Però il rischio lo corriamo, dico, non è che lo corrano altri, lo corriamo perché questa apertura degli spazi significa anche un opacizzarsi di alcune filiere etiche abbastanza evidenti, a vantaggio di altre. Oggi siamo molto più sdegnati, appunto, della differenza razziale, si è più sdegnati della differenza probabilmente di genere, eccetera. Però questi sdegni non riescono a incrociarsi con gli sdegni del passato. È come se camminassero sulla tavola rasa del presente. E noi che siamo storici e che vogliamo tenere tutte le connessioni, forse dobbiamo pensare meglio questo pezzo. Ma lo dico proprio perché... Sì, io sono felice, Luigi, che tu abbia citato questo aspetto, perché, come dire, è stata un po' il filo rosso che ha unito questo libro a due libri che abbiamo pubblicato recentemente, sempre come editori La Terza, cioè La storia mondiale dell'Italia e La storia mondiale della Sicilia, cioè questo sguardo che abbiamo cercato di dare sulla storia dell'Italia nel suo complesso e poi sulla regione che forse è stata quella per molti tratti della sua storia, come dire, più globale, no? Più attraversata dalla storia del mondo, erano
tutti e tre questi libri sono tutti e tre, come dire, in forme diverse, irrelati da un forte connotato anche etico-politico, se vogliamo dire così, cioè dal tentativo di ricostruire un po' delle filiere di valore e ridargli forza, soprattutto riportare la discussione su un po' anche su un aspetto che ci sembra sia piuttosto, come, dimenticato nel nostro paese, nella discussione pubblica, cioè su qual è lo spazio, non vogliamo dire il ruolo, per non essere giobertiani, diciamo, però qual è lo spazio dell'Italia nel mondo, cioè che cosa, perché siamo in mezzo al Mediterraneo, però la nostra testa in qualche modo ci pone sempre in collegamento più a Francoforte o a Parigi, diciamo, che ai nostri vicini a sud, e perché, cosa ne facciamo del nostro essere collocati in questo spazio geografico? Questo mi sembra, e allo stesso modo il vostro libro secondo me riporta alla luce la questione del ma che cosa significa appunto essere europei, italiani ed europei in uno spazio globale, no? Cioè qual è il ruolo che abbiamo svolto e che potremmo svolgere in futuro? Ecco, questa domanda mi sembra che tendenzialmente sia un po' sbiadita, no? Cioè noi ci preoccupiamo costantemente della divisione del lavoro del mondo e quale spazio della divisione del lavoro mondiale noi andremo ad occupare, ma non quello politico e anche culturale, che mi sembrano però che siano due piani che dovremmo tenere perlomeno in considerazione, almeno per quello che riguarda il dibattito pubblico, ecco, no, senza voler essere volontaristici, però credo che la questione appunto del perché ad esempio siamo in Libia oggi con le compagnie petrolifere, che cosa significa, no, il nostro essere in Libia, ce lo dovremmo porre. E secondo me senza avere uno sguardo ampio, geograficamente ampio, questo risulta, almeno questo era l'intento della casa editrice, insomma risulta un po' complicato. L'altra cosa su cui io vi volevo domandare è che mi pare che, come dire, non so se mai prima tanto come adesso, però sicuramente oggi moltissimo, come dire, il peso del passato ha nella vita politica un ruolo fortissimo. Mi riferisco per esempio il fatto che un leader come Boris Johnson in Inghilterra, no? Diciamo, viene eletto proprio perché riporta alla luce questa idea di ruolo dell'Inghilterra, del ruolo imperiale inglese, cioè c'è proprio una specie di retaggio che continua a ritornare, che gli inglesi fanno molto fatica a superare. La stessa cosa per certi aspetti a me pare accadere anche in Francia, no? Con Macron la prima cosa che fa dopo essere stato eletto va davanti al Louvre, fa la passeggiata davanti al Louvre, non so se ve la ricordate, no. Riportando alla luce questa idea di grandeur francese, che ha molto delle origini, insomma, richiamandosi o fa il viaggio in Africa per ribadire, come dire, il ruolo centrale della francofonia. Ecco, noi in Italia mi pare che questo aspetto, come dire, non l'abbiamo colto molto, no? Questa dimensione globale, questo retaggio, come dire, globale di queste, delle ex antiche potenze, no? E della difficoltà che questi paesi hanno nell'affrontare questo passaggio, questa diminuzione in qualche modo, mi sembra che sia abbastanza importante. Non so se sono stato chiaro o un po' confuso, insomma. Vai Luigi, vai. Ma prendo solo un pezzo, Giovanni, perché tu hai messo veramente molte cose. Prendo un pezzo. Una storia del mondo fatta da noi non è una storia illuminista, non è la storia della ragione che rende tutti quanti uguali. E se potessi giocare con queste parole, una storia romantica, cioè la storia di chi è convinto che l'universale, il mondiale, si fa con pezzi, è una bellissima, anzi diventa bella proprio per questo, un bellissimo vestito di Arlecchino, in cui ognuno ci mette il suo colore e alla fine la bellezza è vedere molti colori, non gli esseri umani tutti uguali tra di loro. Uguali, diciamo, da questo punto di vista. Tra le varie
come dire, tra i vari colori, la storia ha un ruolo fondamentale. Appunto, gli inglesi hanno quella intraprendenza un po' così marinara che gli deriva dalle loro tradizioni, i francesi ci mettono quell'altra. È evidente che i rischi ci sono e a volte è più la paura che il coraggio a determinare questo ritorno, diciamo, di tradizioni nazionali. Però potrebbe anche funzionare bene, cioè potrebbe funzionare bene che alla fine la tela diventi una tela molto colorata e non conflittuale. In questo la storia e gli storici dovrebbero fare un grande lavoro proprio al tempo stesso di lavorare sulle proprie storie nazionali. Lo dicevamo anche ieri, le storie mondiali non impediscono, anzi accelerano il processo di trasformazione positiva delle storie nazionali. Aiuta, sono propedeutici. Se vogliamo giocare a chi fa la storia di moda e a chi invece fa la vera storia tradizionale, facciamo il gioco così, che si usa talvolta fare, ma che non serve a niente. Aggiungo ancora solo un secondo, ti ripeto, si potrebbero prendere molti altri paesi. Non è che l'Italia forse non lo ha capito, l'Italia lo ha, forse non l'ha capito, ma forse lo ha capito nella maniera giusta per un verso, ma inadeguata per l'altro. L'ha capita dalla parte della bellezza, che adesso è la parola di moda, cioè noi effettivamente nel mondo dei tanti colori, dei tanti tessere del mosaico, quella che ci viene consegnata non è quella dei grandi condottieri, non è quella di appunto di Il Rinascimento. che può essere il Rinascimento, può essere la musica dell'Ottocento, può essere i grandi artisti Cibo. del Novecento, il cibo, può essere tutto questo. Impedire che questo accada sarebbe sciocco. Ci provarono, ma era una stagione di abiti tutti scuri, la borghesia italiana dell'Ottocento, che ci voleva, come dire, molto più uguali ai francesi e agli inglesi in una borghesia universale che non esiste più. Quindi ognuno di noi deve riprendere, per così dire, i propri colori. Esiterei tuttavia a dire che il colore possa essere solamente questo. Cioè, a parte che non ce la fai, perché non è che puoi fare il giullare del mondo, detto nella maniera più brutale, anche più inadeguata. Insomma, anche Leonardo andava a corte di Francesco I, quindi noi andremo a corte di qualcheduno, e non è esattamente quello che la storia italiana si merita, perché è una storia dove comunque c'è il Risorgimento, ci stanno il Novecento tormentatissimo, quindi credo che questa bellezza dovrebbe poi essere un po' più sorvegliata da altri pezzetti della storia italiana, che forse sono meno appariscenti, un po' troppo simili ad altri, ma che invece noi possiamo mettere insieme in una maniera originale. Anche qui, come prima, gli storici hanno grandissime possibilità e grandissime responsabilità, solo che la loro tentazione sarà a dire chi c'è il pezzo più bello della coperta, e quindi temo che non ne caveremo molto un ragno da buco. Però tra me, Amedeo, Francesca, ce la caveremo sempre, e con Giovanni riusciremo a confrontare questa nostra bellezza, però insomma non solamente da giullare di corte. O Un'idea. da sennò diventeremo un paese di pochi, che è una cosa che Sì, credo, nella migliore delle ipotesi. sommato, ma No, io io rispetto a resto colpito. Scusami, Luigi, no, stavi dicendo qualcosa, Luigi? Scusa, l'ho no. interrotto. Mi ha fulminato questa No, idea di. io resto sempre colpito, sono rimasto colpito in passato per l'uso retorico che si è fatto della storia, moltissimo a livello politico negli ultimi anni. Non parliamo poi delle stramberie di alcuni partiti politici, il richiamo all'identità celtica è stato insomma una delle più grandi baggianate che abbia vissuto il paese negli ultimi decenni. Quello che mi colpisce accanto a questo, perché si fa un uso che veramente per certi aspetti anche paranoico della storia, che da una parte c'è un uso retorico. Allora, viene usata, pensate alle pubblicità, no? Appunto anche il richiamo retorico alla bellezza italiana o al passato italiano. Dall'altra, però, i problemi storici sono totalmente scomparsi. Ma non parlo soltanto nel dibattito culturale, ma parlo anche in quelli che possono essere, gli esempi più stupidi, per esempio, anche in quella che è la divulgazione che fa la televisione. Guardate i documentari di storia.
io rimango scioccato, veramente colpito, perché spesso è soltanto una narrazione pedissequa, la battaglia, le crociate o che so altro, ma quello che è completamente scomparso sono i problemi. Cioè, noi siamo stati abituati con dei maestri come Giuseppe Galasso, che la prima cosa che poneva come elemento a lezione era: noi dobbiamo affrontare dei problemi, abbiamo delle questioni, e anche la sua stessa maniera di dialettica, la sua maniera di dialogare, era costruita su problemi. Basta vedere i documentari che ci sono su YouTube. Si resta impressionati sulla maniera che ci aveva di impostare sempre il discorso in maniera problematica. Tutto questo è scomparso a vantaggio di una descrizione che può essere piacevole. Dell'intrattenimento. La storia è diventata un bellissimo elemento di intrattenimento e si è perso invece il contenuto centrale, che è quello dei problemi. Il nostro amico voleva essere un po' anche una piccola risposta a questa, proprio perché in chiave etico-politica. Io adesso mi dispiace moltissimo, veramente molto, che siamo costretti, diciamo, a fermarci, perché abbiamo già anche superato il tempo. Rimango molto affezionato appunto alla definizione di Luigi del nostro libro come un libro di storia romantica, perché noi con Luigi ci siamo conosciuti ormai molti molti anni fa al centro di studi dell'età romantica del gabinetto BS di Firenze, quindi diciamo per me c'è anche questo legame, come dire, con i miei studi, e ormai diciamo del Pleistocene, però a cui anche, insomma, uno rimane sempre affezionato. E vi ringrazio quindi tantissimo di essere stati qui con noi e di aver avuto modo di fare questa conversazione. Ricordo a tutti quelli che ci hanno ascoltato che martedì avremo alle 18 ospiti nostri per Luigi De Palma, autore di un libro che si intitola Bari Calling, con Catena Fiorello. Quindi vi aspettiamo martedì. A presto e arrivederci. Arrivederci.